ragazzi, benvenuti nella nostra prima intervista doppia. Io sono pronta a rispondere a tutte le domande. E tu? Anche io. Perfetto. Come ti chiami? Ginevra. Tiffany. Quanti anni hai? 11. 9. Quando sei nata? Il 19 settembre 2008. Il 25 ottobre 2010. Segno zodiacale? Vergine. Scorpione. Che classe fai? Prima media. Quarta elementare. Sei brava a scuola? Sì. Sì. Materia preferita? Italiano e arte. Arte e ginnastica. Materia che ti piace di meno? Matematica. Matematica. Che cosa vuoi fare da grande? La stilista di moda e l'attrice. La scienziata. Sport preferito? Non ce ne sono. Non mi piace lo sport. Box. Animale preferito? Cavallo. Volpe. Cibo preferito? Crudo e melone. Polpette al sugo. Cibo che non ti piace? Mi piace tutto, però... Non saprei rispondere a questa domanda. Ce l'ho, ma non mi ricordo il nome. Broccoli. A me piacciono tantissimo invece i broccoli. Bevanda preferita? Coca-Cola. Fanta. Colore preferito? Sono due, azzurro e rosa. Verde. Qual è il tuo hobby? Il mio hobby è disegnare. Giocare ai videogiochi. Outfit preferito? Top e gonna. Top e pantaloncini corti. Scarpe preferite? Fila. Fila. Cosa ti piace fare? Ci sono tante cose che mi piacciono fare, però quella che soprattutto mi piace fare è disegnare, giocare. Giocare ai videogiochi! La cosa che ti piace di più di te fisicamente? Il naso. Gli occhi. E la cosa che ti piace di meno? Niente. Vi piace tutto? Per me, mi piaccio così. Non cambieresti niente di te? No, voglio rimanere assolutamente così, come sono. Niente. Cosa ti piace di più di tua sorella? Mi piace tutto di mia sorella. Cosa ti piace meno di tua sorella? Di più. Ah. Quando fa la faccia da gatto, falla. Fai vedere la faccia da gatto? Vai. La faccia da gatto. Adesso mi viene da ridere. Il dito è importante. Faccia da gattino. Quando fai quella faccia da gatto? Quando voglio convincere Tiffany a regalarmi qualcosa. Prova a dirmi, regalami il tablet. Tiffy, mi regala il tablet. Mai! No! Vabbè, il tablet è il suo migliore amico. Sì. C'è qualcosa che non ti piace di tua sorella? La cosa che non mi piace di mia sorella è... Il nulla. È perfetta com'è. A me di te non piace niente. Sto scherzando, sto scherzando. Mi piace tutto.
tutto di Ginevra. Anzi, quando fa la faccia di gatto e mi convince, mi piace. Il tuo difetto. Il mio difetto? Sono molto, ma molto gelosa delle mie cose. Non voglio imprestare nessuna cosa mia a nessuno, neanche a Tiffany. Ehi! Io invece sono molto, molto testarda. Molto, molto, molto. Il tuo pregio. Il mio pregio? Che sono molto creativa. Io sono molto, molto, moltissimo generosa. A differenza mia. Hai mai detto una bugia? Sì. Di la verità, Tiffany. Sì. Ti sei mai fatta la pipì addosso? Sì, moltissime volte. Quando ero piccola. No, io anche da più grande. Come? Sì. Vi devo anche raccontare una cosa che però è successa alle elementari. A solo pensarci mi viene troppo da ridere. Allora, praticamente ero a scuola, mi scappava troppo da andare in bagno e ho chiesto gentilmente alla maestra se potevo andare, lei mi dice di no. Allora io che faccio? Mi faccio la pipì addosso e una mia compagna mi dice alla maestra: maestra, c'è del bagnato sotto la sedia di Ginevra. E io, invece di dire che era pipì, dico: no, no, perché prima mi è caduto un po' di succo di frutta sotto la sedia. Devo dire una cosa, anche io, quasi la stessa cosa. Dovevo andare in bagno, ho chiesto anche io alla maestra: posso andare in bagno? Lei dice: no, perché adesso dovete fare un compito, una verifica. Quando è ora di andare a casa, cioè, dovevo fare la pipì per forza, la pipì sciò addosso, e quando è ora di andare a casa, una mia compagna dice: c'è del bagnato giallo sotto la tua sedia, mi sa che è pipì. E io dico: no, no, o il tè o il succo di frutta che mi è caduto prima, La stessa cosa è successa, siamo sincronizzate. Come succede in casa, che ogni volta che deve andare in bagno una, deve andarci anche l'altra. Sì, siamo sincronizzate, tutte le volte. E poi pensiamo le stesse cose, cioè... Cosa sto pensando adesso? Beh, comunque... Alla faccia da gatto. Comunque, adesso tutti sanno che siete due piscione. Allora lo tagli, tagli il pezzo, lo tagli, lo tagli, tagli. Non mi vergogno, io non mi vergogno. Beh, ma adesso non succede più? No, sì. Come sì? Non è vero. Dai, sono tagli col pezzo. La tua più grande paura. Cavoletti di Bruxelles. La mia più grande paura. Ma in senso anche di quello che proprio ci fa rabbrividire. Sì, sì, quello che ti fa paura. Le cose che mi fanno più paura sono le zanzare. Zanzare mi fa molto paura, al buio anche. Mi fa tanta paura al buio. Come si dice buio in inglese? The dark. Sì, ho una grande paura delle zanzare. Ogni volta che ne vedo una, oddio! Poi tutte quelle che incontro io sono giganti, sono delle robe giganti. E la tua più grande paura? The dark. Il buio. E le cimici. Le cimici. Il viaggio che hai fatto che ti è piaciuto di più? Il viaggio che ho fatto che mi è piaciuto di più è stato quello dove eravamo andati a Formentera e Ibiza. Dai! Tutto il mare cristallino, le palme, è troppo bello quello. Formentera e Ibiza. Ovviamente. Siamo sincronizzate. Un viaggio che vorresti fare? Andare in Giappone o in Cina, preferisco Giappone però. Io ho tre viaggi, solo uno devo dire. Hawaii. Alle Hawaii.
Mare o piscina? Mare, piscina. Sai nuotare? Sì, sì. Sei fidanzata? No, no. Ti piace qualcuno? No, mi piaceva. Film preferito? Piccola peste. Piccola peste. Attore e attrice preferiti? Attore preferito Patrick Dempsey e attrice preferita Jennifer Lopez. Attore preferito Patrick Dempsey, attrice preferita Jennifer Lopez. Uguali, siamo sincronizzati, ve l'avevo detto. È normale. Cartone preferito? Sing. Doraemon. Beh, anche a me piace Doraemon, eh. Doraemon, Doraemon, sei un gatto spaziale, ma combini. Come faccio? Ma combini. È Nobita e Jam. Programma preferito? Quattro ristoranti. Pechino Express. Personaggio famoso che vorresti conoscere? Giorgio Siwa. Jennifer Lopez. Genere di film preferito? Horror. Mi piacciono tutti. Canzone preferita? Caribbean Blue. Chandelier. Chi è la più vanitosa? Io. Io. Chi è quella che aiuta di più mamma in casa? Io. Io, io. Chi è la più ordinata? Io. E la più disordinata? Io. Lei. Chi è la più forzuta? Io. Lei. La più simpatica? Credo io. Lei. Siamo simpatiche tutte e due, però un pelino di più io, dai. La più coccolona? Io. Io voglio sempre le coccole. Io. Io. Io confermo, è Tiffany la più coccolona. E io? Tu un po' meno, non balare. Sì, è vero, è più coccolona lei. Fiore preferito? L'orchidea. Papavero! Capelli sciolti o ritirati? Sciolti, sciolti. Tacchi o scarpe da ginnastica? Tacchi, scarpe da ginnastica. Eyeliner o rossetto? Eyeliner, eyeliner. Rossetto o lucida labbra? Lucida labbra, rossetto. La casa prende fuoco. Puoi salvare solo un oggetto. Signor Coccolo, il mio pupazzo preferito. L'ubriacone che vedete nei video del manicomio. Oddio, è difficile. Scimmio, scimmio, il mio pupazzo preferito. Stagione preferita? Estate. Inverno. Festa preferita? Natale. Natale. Notte o giorno? Giorno. Giorno. Pioggia o sole? Sole. Sole. Pioggia o neve? Neve. Neve. Preferiresti stare al buio in una stanza con Annabelle o con Chucky, la bambola assassina? Ma neanche senza neanche senza pensarci. Con Chucky, perché al pensiero che sto con una bambola proprio indemoniata, cioè, Chucky fa anche ridere, cioè, a me personalmente mi fa un po' ridere, quindi con Chucky. Annabelle. Preferiresti vivere nella villa più bella del mondo da sola o nella casa più brutta del mondo con la tua famiglia?
Senza nessun dubbio, nella casa più brutta del mondo con la mia famiglia. Io a stare sola. Casa più brutta del mondo con la mia famiglia. Beh, certo. Preferiresti vivere in una villa alle Hawaii o in un grattacielo a New York? In una villa alle Hawaii. In una villa alle Hawaii. Nave o aereo? Aereo. Nave. Ripeti questo scioglilingua. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Non me lo ricordiamo. Non ce lo ricordiamo. Allora, sotto la panca... Sopra la panca la capra panca, la capra campa. Sopra la panca la capra panca. Campa. Campa. Sopra la campa... Sopra la capra la... Sopra la panca la capra campa. Sopra la capra la capra panca. Sopra la panca la capra canta. Campa. Sopra la capra... Sopra la panca la capra campa. Sopra la campa la capra... Sopra la... Dopo... Va bene, basta. No, aspetta, ce la faccio il pezzo dopo. Sopra la panca... Sotto la panca la capra crepa. Sotto la capra... Sotto la panca la capra crepa. Allora... Sopra la panca la capra... Campa. Campa. Sotto. Sotto. Se lo dici in Ginevra. Sopra la Sotto. Panca, la capra panca. Campa. Aspetta. Basta. Sopra la campa. Basta. Tigre contro trigger, 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 trigger. Sopra la panca, la capra campa. Campa. Basta, basta così con sé. E che dire? La nostra prima intervista doppia termina qui, non è vero? No. Comunque, speriamo che questo video vi abbia fatto divertire e che soprattutto vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. E attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e lasciate tantissimi like! Bye! Ciao! Bye! Ciao e al prossimo video! Ciao!